Siamo alla provincia di Salerno con Elena Lanzetta, che ha appena presentato il suo libro Il tempo dei diavoli, libro molto interessante. Qual è il tempo dei diavoli? Domanda a bruciapelo. Poi dietro cerchiamo di ricostruire, perché il libro è molto denso di tante cose, ci arriviamo piano piano. Il tempo dei diavoli è sicuramente un tempo che è quello di oggi, che è quello di ieri ed è quello di domani. Questa è la storia di un viaggio, è la storia di una redenzione, è una storia di una conoscenza profonda di se stessi, con un finale in catarsi, quindi ovviamente una storia avventurosa, un po' dai toni dark, noir, ma che ha un lieto fine. Quindi, da quello che tu hai detto, tutto questo avviene in una sorta di parallelismo, esatto, di mondi paralleli. Sì. Ci sei tu? Sì. Elena, la protagonista, però ci sono tanti altri personaggi. Esatto. E poi c'è un personaggio storico conosciuto, ma non benissimo, dai salernitani, non solo dai salernitani, Pietro Barliario. Pietro Barliario, esatto. Qual è il rapporto di Elena in questo viaggio con Barliario? Allora, Elena innanzitutto vive quasi in simbiosi le avventure che vive Pietro Barliario. Il viaggio introspettivo di Elena in realtà è anche il viaggio introspettivo di Barliario. Quindi in realtà sono simili, vivono in parallelo e vivono queste avventure annusandosi, conoscendosi, odiandosi, amandosi. L'uno è lo specchio dell'altro. Durante la presentazione si è parlato di un tempo passato. Sì. Tu ci hai tenuto a precisare che non è un vero e proprio tempo passato, ma appunto un tempo parallelo. Esatto. Cosa a cui tu sei molto attenta, perché da tempo approfondisci quelli che sono anche gli studi esoterici, anche se la tua formazione, abbiamo sentito prima, è molto articolata, liceo classico, architettura, psicologia, criminologia, tutto questo è presente in questo libro, però mi incuriosiva molto questa tua predisposizione per il mondo esoterico che in questo libro viene fuori. Viene fuori, e vabbè, innanzitutto una passione. Da sempre, da quando ero bambina, insomma, tutto quello che è il mondo del non riconosciuto scientificamente, mettiamola così. Sono di carattere abbastanza curiosa e quindi mi piace studiare a 360 gradi. Credo che la realtà sia molto più complessa di quello che sembra. Ci sono vari puntini da riunire in tante materie, in tante argomentazioni, tante cose. L'esoterismo fa parte di questo, fa parte della nostra storia ed è giusto studiarlo. Mi fermo qui. I percorsi iniziatici sono importanti, perché ti danno la possibilità di guardarti dentro e di fare appunto un viaggio che mira alla perfezione, che mira alla luce. Per arrivare alla luce è necessario una catarsi, ma per arrivare alla catarsi è necessario scendere nelle profondità del proprio io. Un'altra protagonista, secondo me, del tuo libro è la città di Salerno. Esatto. Il Ponte dei Diavoli, legato a Barliario, di cui si è parlato stasera, e anche la riscoperta di zone che tu hai specificato aver conosciuto bene, perché ci sei stata. E infatti l'inizio del libro inizia proprio in questa, ripeti tu, perché io il nome della strada non la ricordo, che hai vissuto. Vicolo delle Galesse. Perché in particolare, infatti c'era anche chi ha sottolineato una delle più belle zone caratteristiche. Sì, in realtà quello è il centro storico di Salerno, è la vera Salerno, oserei dire, quindi penso addirittura che fino a qualche anno fa si diceva che Salerno finisse alla stazione, per farti capire un attimo. Il centro storico è il cuore della nostra cultura, c'è tutto, c'è il Duomo, non a caso Pietro Barliario vive nel periodo in cui viene innalzata proprio la cattedrale, nell'anno 1000, 1000 qualcosa, quindi nasce la scuola medica salernitana,
e Salerno e un via vai è un incrocio di varie culture. Sì. Quindi in realtà tutte queste cose contribuiscono poi a quella che è Salerno oggi, e credo che sia fondamentale non distogliere mai lo sguardo al passato, perché solo conoscendo il passato possiamo creare un futuro migliore e non commettere sempre gli stessi errori, oserei dire. Ti faccio un'ultima domanda. Il tuo libro è stato definito un giallo, un noir fantastico, anche se secondo me, da quello che ho sentito, è molto di più. Chi dovrebbe leggerlo? Se dovessi consigliare a qualcuno in particolar modo, chi vorresti? Allora, questo libro innanzitutto nasce per una platea, per un pubblico di ragazzi. Infatti è scritto in modo molto semplice, è molto scorrevole e non è per nulla pesante, però si affrontano dei temi abbastanza complessi, complicati. Io consiglierei di leggerlo a tutti, innanzitutto perché ognuno credo possa prendere un insegnamento che serva per se stesso. L'essere audace, non smettere mai di essere curiosi, essere sempre alla ricerca di qualcosa e non fermarsi è fondamentale nella vita di ognuno di noi, quindi non posso dare un'età precisa. Vabbè, consigliamo quindi a tutti. Il tempo dei diavoli, Elena Lanzetta, grazie. Grazie, grazie.